E quanto era lontana la scuola dalla casa? E sarà stata dalle caselle con giù 3 km più o meno a piedi. E poi dalle caselle Santissima Trinità, per andare alla bassa via Fornaci, c'era la scuola, si faceva la scuola. E poi quando facevi la terza c'era la comunione, per andare alla comunione andavi a Ripe, allora un bel pezzo di strada da Ripe e la bassa a piedi, finita la scuola tu andavi su a Ripe, portavi da mangiare un pezzo di panna così, niente, non è che andavi a casa a pranzo. E quando andavi su Ripe si andava su a piedi, cioè, le strade non erano così, la breccia, non c'era asfalto, si camminava scalzi e a me scalzi mi piccava. C'aveva un par di scarpe da tennis, mia madre mi aveva fatto quella volta, blu bianca, che non ce l'aveva nessuno, di sette bellezze quella volta, scarpe da tennis così, ma 70 anni fa non ce l'aveva nessuno. Era ricca. Allora mi diceva mamma, tu vai su scalzo, quando sei vicino al paese le metti? Perché non si erano consumate. Si consumavano. Allora io, mio fratello lavorava su da fratello vicino a Ripe, diceva tu guardi se c'ha le scarpe, allora io prima di arrivare lì le metteva. E poi era arrivata, dopo, se no prima ce l'aveva. Quando sono tornata a casa, passando da penda a casa, c'era il fiume, la volta c'era una passarella, non c'era il ponte come adesso, di legno, un banco, una passarella di legno, era venuta giù la fiumana, la pianara, come si dice, e se chiesa queste scarpe io l'ho cavata perché arrivava a casa, ho messo i lacci, poi ne ho messo una per parte, tu pensa quanto era elegante, la scarpa davanti e una da dietro, dopo vedendo sta acqua, sta pianara, tu i ragazzi le spento, quello e l'altro, ha messo le scarpe e mi ha gente sotto. E lo vedevano l'acqua che facevano, che le scarpe, quando sono andata a casa, le bastonate come andate, che aveva perso queste scarpe, se le aveva tipi, non le aveva perso.